Esercizio Amaldi, numero 24, pagina 998. Solita asta mobile, trascinata però stavolta da un pesetto che pesa un newton. Inoltre c'è una batteria collegata con il polo positivo, lo riconosciamo perché è di colore rosso, in modo tale da generare una corrente elettrica in senso antiorario. Abbiamo tutti i dati, la domanda è qual è la velocità costante di regime di traslazione della barra. Per risolvere il problema conviene partire escludendo inizialmente il generatore. Verrebbe da pensare che l'asta si dovrebbe muovere di modo rettilineo uniformemente accelerato perché trascinata dall'asta, dal pesetto, però noi sappiamo che si genera questa forza magnetica frenante di tipo attrito viscoso proporzionale alla velocità, in quanto scorre una corrente elettrica indotta II in senso orario, quindi di segno negativo, e questa corrente indotta scorre perché sta aumentando il flusso magnetico attraverso il circuito, flusso magnetico che è dato da questa formula che conosciamo, e allora il circuito reagisce cercando di contrastare l'aumento del numero di linee del campo B che sta attraversando quest'area variabile. Lo fa generando una corrente indotta oraria che genera un campo B indotto che è dalle linee che entrano nel foglio. La corrente indotta la sappiamo calcolare dalla legge di Ohm generalizzata, F su R, la FEM pure la sappiamo calcolare dalla legge di Faraday, Neumann, Harry, Lenz e sappiamo che vale meno BLV, valore negativo, perché questa FEM essenzialmente corrisponde, la identifichiamo con la circuitazione del campo elettrico da farsi in senso antiorario, ma il campo elettrico, elettromotore indotto, nell'asta va verso il basso, quindi a segno negativo. Questo produce una FEM negativa. Dunque c'è questa forza magnetica frenante che deve raggiungere la stessa intensità della forza peso, cioè un newton, affinché l'asta vada a velocità costante. Infatti, quando queste due forze sono uguali opposte, la risultante delle forze sull'asta è zero e l'asta, per il primo principio di Newton, non accelera più, va a velocità costante. La corrente elettrica indotta deve avere la giusta intensità da produrre una forza magnetica uguale a un newton. Impostiamo quindi questa condizione. Al posto della forza magnetica scriviamo la formula di Faraday che conosciamo già, ILB, L è la lunghezza dell'asta, tutti gli altri dati stanno scritti quassù. Facciamo tutte le sostituzioni che abbiamo visto prima e otteniamo questa formula che è un'equazione con un'incognita. L'incognita è la velocità dell'asta. Con la formula inversa ricaviamo questa velocità, andiamo a sostituire tutti i valori e troviamo che l'asta si deve muovere. Anzi, si muove a regime, all'equilibrio, a regime, a 10 cm al secondo. Non all'equilibrio, ma a regime, perché l'asta trasla con questa velocità, in quanto queste due forze sono uguali opposte. Qui ci sono le unità di misura per far vedere che viene metri al secondo, newton ohm, tesla metro quadrato, al posto di tesla, newton su ampere metro, tutti quadrati. Ricopiamo newton ohm su metro quadrato, poi dopo le semplificazioni, ampere al quadrato lo riscriviamo 1 come ampere, l'altro lo riscriviamo coulomb al secondo, ricopiamo ohm su newton, al posto di newton su coulomb l'unità di misura del campo elettrico mettiamo volt su metro e ampere per ohm sarebbe R per I, la prima legge di Ohm, ampere per ohm fa volt, semplificando rimane metri al secondo. Adesso inseriamo la batteria che genera una corrente I0 molto intensa in senso antiorario, quindi di segno positivo. Questa corrente vale V0 su R per la prima legge di Ohm. La corrente indotta invece continua a essere in senso orario, quindi di segno negativo, e ha la stessa espressione di prima, F su R, dove la FEM vale meno BLV. La corrente complessiva è la somma algebrica di queste due correnti, una oraria, l'altra antioraria, quindi di segno positivo e negativo, e questa è la corrente complessiva. Impostiamo la stessa condizione di prima, che le due forze, forza magnetica e forza peso, siano uguali opposte. La forza magnetica è la formula di Faraday, ILB, I è la corrente complessiva, quindi questa, per LB uguale la forza peso, meno la forza peso. L'equazione che abbiamo ottenuto si riduce a quella precedente, cioè questa, nel caso in cui togliamo la batteria. Infatti, senza V0 torna all'equazione di prima. Ricaviamo come prima l'incognita velocità, andiamo a sostituire nella formula inversa tutti i valori e alla fine il risultato è circa 10 metri al secondo. Vediamo le unità di misura, cominciamo a dimostrare che questo fa volt.
giustamente perché poi deve essere sommato un altro voltaggio, newton ohm su tesla metro, al posto di tesla newton su ampere metro, newton ohm su metro ricopiati, metri newton si semplificano, ampere per ohm fa volt. Ora abbiamo dimostrato che tutto questo è volt, eccolo volt, diviso tesla metro, facciamo vedere che è metri al secondo. Al posto di tesla newton su ampere metro, non faccio le semplificazioni indicate, al posto di volt su metro l'unità di misura del campo elettrico newton su coulomb, al posto di ampere coulomb al secondo, newton e metro li ricopio. Semplifico newton e coulomb e rimane metri al secondo, questo qua. Analizziamo i risultati da un punto di vista intuitivo. Prima bastava una piccola velocità in assenza di batteria, bastavano 10 cm al secondo per generare quella corrente indotta, piuttosto debole, che era comunque sufficiente a generare la forza magnetica della stessa intensità della forza peso, cioè di un newton. Adesso invece serve una velocità molto più grande, circa 100 volte più grande, 102 volte più grande per la precisione, per generare la stessa forza magnetica di prima, è la stessa anche se la freccia è disegnata più lunga, la stessa forza magnetica di prima che va a contrastare la stessa forza peso di prima, cioè un newton. Il motivo è che adesso c'è la batteria e c'è questa corrente molto intensa, I0, che deve essere superata come intensità dalla corrente indotta. Perché la corrente indotta deve superare come intensità la I0? Perché deve comunque assicurare una corrente complessiva I che vada verso il basso. Infatti solo con una corrente I verso il basso la forza magnetica va a sinistra ed è in grado quindi di contrastare la forza peso. Per mandare la corrente complessiva in basso, la corrente indotta deve essere circa 100 volte più intensa di prima, in modo da superare l'intensa corrente I0. Per avere una corrente 100 volte più intensa di prima, una corrente indotta, serve una velocità molto più grande. Infatti, una velocità molto più grande, circa 100 volte più grande, 10 metri al secondo, infatti è circa 100 volte più grande di 10 metri al secondo. Allora, con questa grande velocità, il flusso magnetico attraverso l'area variabile cambia molto rapidamente. La variazione di flusso magnetico è 100 volte più rapida rispetto a prima. E questa variazione così rapida genera una corrente indotta 100 volte più intensa. Alla fine, quando si va a fare la sottrazione tra questa corrente indotta meno la I0 e quindi si trova la corrente complessiva I, si trova lo stesso valore, cioè I deve avere lo stesso valore che aveva prima la corrente indotta I con I. In questo modo, questa corrente I complessiva, dello stesso intensità della II, genera la stessa forza magnetica sull'asta, la stessa forza magnetica di prima che era di un newton, e quindi uguale contraria al peso, la risultante delle forze si annulla e l'asta prosegue a velocità costante, però la velocità deve essere 100 volte più grande di prima.